Radio Radicale, ci occupiamo di diritti umani, lo facciamo con Paola Binetti, senatrice dell'UDC, e lo facciamo per parlare del caso di Asia Bibi, che è stata, diciamo, scagionata dall'accusa di blasfemia. Ricordiamo che si tratta di un processo che è andato avanti per quasi 10 anni in Pakistan. Asia Bibi è una contadina che durante il suo lavoro nei campi in Pakistan si è trovata a discutere con altri, diciamo, colleghi di lavoro perché voleva bere dell'acqua. A quel punto, gli altri colleghi di lavoro non gliela volevano dare perché questa ragazza era cristiana e in quanto cristiana non meritava di bere durante il lavoro. Ne è nato un diverbio. E qualcuno ha accusato Asia Bibi di aver pronunciato delle frasi contro il profeta, contro Maometto. Da qui è nato un processo lunghissimo, con sentenze che hanno portato alla condanna alla pena capitale per Asia Bibi, condanna che è stata ribadita più volte, ma che poi è stata ribaltata in questi giorni. E noi abbiamo visto che le piazze pakistane, soprattutto a Lahore, si sono riempite di manifestanti che hanno protestato per questa sentenza. Allora, che valutazione può fare di tutta questa vicenda che ha mobilitato i cattolici di tutto il mondo? Scusi questo riassunto un po' lungo. No, mi sembra perfetto. La prima considerazione che io faccio è che Asia Bibi è nello stesso tempo una vittima di quella che possiamo chiamare una vera e propria forma di persecuzione religiosa e, come spesso succede a coloro che fortunatamente non diventa martire, ma che sarebbe potuta diventare un martire, è un testimone molto forte, come per la propria fede si può anche dare la vita. Perché se Asia Bibi avesse ritrattato e avesse, come dire, accettato l'imposizione che le veniva fatta, sarebbe stata scarcerata molto prima. Quindi Asia Bibi è un testimone della fede del nostro tempo, che riesce a stare lontano dalla sua famiglia, in un carcere, senza avere risorse di nessun tipo, pur di non tradire la propria fede. A me sembra che al nostro Occidente, addomesticato da tante cose, il nostro Occidente che in qualche modo è orientato a una tolleranza che però toglie forza ai valori in cui si credono e al coraggio con cui si professa la propria fede, Asia Bibi ha molto da insegnare. E questo però la dice anche lunga sui paesi, in questo caso quella parte del fondamentalismo islamico, per cui si può condannare a morte trasgredendo quella che poi è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che mi sembra che proprio all'articolo 18 sostenga il diritto delle persone in tutto il mondo, qualunque sia la loro religione, qualunque sia la loro fede, ad affermare con libertà le proprie convinzioni. Quindi noi abbiamo da un lato una cultura che impedisce alle persone l'esercizio di una libertà, soprattutto sul piano religioso, e dall'altro abbiamo una persona che in questo contesto cresce e sviluppa il coraggio della fede, il coraggio della testimonianza. Il nostro Occidente non condannerebbe mai nessuno per le sue idee, non condannerebbe mai nessuno per la sua fede, è un articolo fondamentale della nostra Costituzione. Però a noi ci manca, abbiamo perso per strada il coraggio della fede e della testimonianza e molto spesso anche noi accettiamo delle posizioni di tolleranza, che sono però delle posizioni che diluiscono e annacquano di molto le nostre convinzioni religiose. Allora, vogliamo fare anche una riflessione su come è stata trattata Asia Bibi nel, diciamo, sistema penitenziario pakistano. Risulta alle organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani che la donna sia stata più volte torturata e stuprata in carcere? Risulta questo. Noi abbiamo fatto qui alla Camera un paio di anni fa, insieme a un'associazione, Aiuto alla Chiesa che Soffre, e con la presenza della figlia e del marito di Asia Bibi, una conferenza stampa dalla quale è emerso con grande chiarezza la durezza del carcere che stava subendo in quel momento Asia Bibi. Questo, devo dire, sull'altro piatto della bilancia, pone proprio la fermezza della sua fede e la coerenza dei suoi principi. Ma certamente il Pakistan e le carceri pakistane danno una dimensione di offesa sistematica e strutturale ai diritti umani, che
che ci spaventa, trattandosi di un grande paese, un paese a prevalenza musulmana, in cui è tuttora reato il reato di blasfemia, e quindi basta molto poco per essere accusati di blasfemia, questo paese spaventa l'Occidente per l'irrazionalità con cui affronta una serie di posizioni che dovrebbero richiedere semplicemente libertà di pensiero, ma è un'irrazionalità che genera violenza e che può generare anche morte. Cioè, quello che ci sbalordisce è fino a che punto tutto ciò che non passa per una serena valutazione delle cose può diventare testimonianza di morte, minaccia di morte. La morte così è veramente drammatica. È chiaro che questa morte trascina la violenza, lo stupro e le torture di cui si è detto. Su Asia Bibi che tipo di mobilitazione c'è stata? Volevo sapere se il Sommo Pontefice è intervenuto sulla vicenda di Asia Bibi, o almeno la Santa Sede, e se ci sono stati anche passi della diplomazia italiana, perché sappiamo che tra gli orientamenti della diplomazia italiana in passato c'è stato anche l'interesse di muoversi affinché venissero tutelati i diritti dei cattolici nel mondo, ma soprattutto in Asia, nel subcontinente indiano. Era emersa questa, diciamo, valutazione nei primi anni di questo decennio? Beh, sicuramente il Santo Padre, Papa Francesco, ha preso posizione a favore di Asia Bibi, se non mi sbaglio anche Papa Ratzinger ha preso posizione a tutela di Asia Bibi, presa proprio come una testimone della fede, una testimone di martire cristiana del nostro tempo. Nessuno voleva che morisse e tutti quanti abbiamo sostenuto attraverso di lei il diritto a esercitare la propria fede nei contesti e nei modi che ciascuno di noi desidera. Cito per esempio il giornale dei cattolici cosiddetto, L'Avvenire, ha portato un countdown in cui ogni giorno diceva sono tot giorni che Asia Bibi è in carcere, e c'era questo aggiornamento costante e continuo del numero dei giorni in cui Asia Bibi era in carcere. Noi stessi abbiamo presentato in più di una legislatura, mi ricordo senz'altro un ordine del giorno e una volta anche una mozione proprio per la libertà di religione, questa mozione sulla libertà di religione era anche a mia prima firma, in cui chiedevamo addirittura al ministro degli esteri, chiunque fosse in quel momento, che negli incontri e nelle trattative con questi paesi potesse mettere sempre in pole position il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dei diritti umani, Asia Bibi ne è, insisto, in questo momento uno dei grandi testimoni. Peraltro, chiedendo il rispetto dei diritti umani, anche alla luce di una data importantissima, quest'anno sono i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ci sono tutta una serie di articoli che, se nell'aspetto positivo sostengono la libertà di poter vivere la propria fede, nell'aspetto, chiamiamolo così, nell'interfaccia negativa, dicono un no alla tortura, dicono un no a questa sorta di segregazione che fa di una persona una sorta di schiavo di una cultura che non si sente di condividere. Quindi io credo che dal mondo cattolico c'è stata costantemente una posizione di tutela e di difesa di Asia Bibi che, insisto, l'aiuto alla Chiesa che soffre ha assunto come un'espressione viva della Chiesa sofferente in tutti i paesi. Peraltro devo dire che la testimonianza di Asia Bibi ci dice anche perché tanta gente cattolica, tanta gente cristiana fugge da quei paesi verso quell'Occidente che io credo, si auguri e spera che sia più coerente sotto il profilo della fede, più accogliente sotto il profilo umano. Molti cristiani sono fuggiti dalla Siria, sono fuggiti da paesi di questo tipo, proprio venendo verso l'Europa a cercare la libertà di vivere la propria fede. Ultima questione. Allora, per Asia Bibi ci sarà un futuro alla Salman Rushdie. Volevo sapere se pensa che la vita di Asia Bibi sarà garantita nella libertà in Pakistan, visto che ci sono state manifestazioni paurose da parte dei fondamentalisti islamici. È un rischio, ed è un rischio che si devono assumere sicuramente le forze legali del Pakistan. Cristiane o non cristiane, musulmane o non musulmane, si devono assumere la responsabilità nel momento in cui l'hanno assolta di tutelarne la vita. Non può essere che tu la estrai dal carcere per consegnarla a una folla inferocita. Sarebbe la peggiore delle condanne che dovrebbe ricadere poi sullo stesso Pakistan come un intero paese incapace di difendere i diritti umani. Certo, Asia Bibi corre questo rischio.
tant'è vero che sappiamo che il suo avvocato non è stato nemmeno in grado di comunicare direttamente a lei la sentenza di assoluzione, ma ha dovuto farlo attraverso gli organi interni del carcere. Quindi questa ostilità di fondo c'è, però io mi auguro intanto che davvero il Pakistan ritrovi quel senso comune che è il rispetto per l'uomo. Quando parliamo di diritti umani non parliamo di diritti né dei musulmani, né dei cattolici, né degli indù, né di nessun altro. Parliamo dell'uomo in quanto uomo e quindi che ritrovi questo senso della propria dignità. Certamente va protetta e va protetta non soltanto se, come mi auguro, lei voglia rimanere in Pakistan, nella sua terra, che la stessa famiglia non ha abbandonato pur essendo esposta a un pericolo, ma quando anche dovesse venire in Italia, quando anche dovesse venire in Europa, negli Stati Uniti, andrebbe comunque sempre protetta, perché contro un fendalismo becero e privo del senso del rispetto della vita umana nessuno di noi è al sicuro. Bene, la ringrazio Paola Binetti dell'Udicicolo, con cui abbiamo parlato del caso di Asia Bibi in Pakistan.